La storia che sto per raccontarvi si trova nell'Asino d'oro di Apuleio, un antico romanzo d'iniziazione in cui il protagonista Lucio viene trasformato in un asino. E solo dopo aver sopportato mille pene sotto questa forma umiliata, questo giovane dotato, brillante, curioso del mistero, riuscirà finalmente a comprendere se stesso e la natura segreta delle cose. In questo romanzo misterioso, il mito di amore e psiche viene narrato, badate bene, in una grotta, da una vecchia ubriaca, complice di alcuni briganti che le hanno appena affidato una fanciulla rapita. La ragazza è disperata, strepita, piange e la vecchia, per calmarla, le racconta questa storia, alla quale assiste anche Lucio sotto forma d'asino e si duole d'avere degli zoccoli e non poter prendere appunti, tanto la favola è bella. Al ritorno dei briganti, la ragazza, rinfrancata proprio dalla storia, con un colpo improvviso di mano in groppa all'asino, riesce a fuggire dalla grotta. È così che Apuleio, che gli antichi consideravano un iniziato, un mago, ci avverte. Il mito di amore e psiche non è solo un bell'intrattenimento, ma un aiuto a liberarci. E come tale, se vogliamo trarne davvero vantaggio, dovremmo ascoltarlo. La nostra anima, per compiersi, per vivere pienamente, ha bisogno di incontrare, fondersi con l'amore. E per farlo si imbarca in un viaggio che a volte dura tutta la vita e che la trasformerà. Sì, però come accade al bruco, che viene prima trasformato in crisalide, un guscio morto, vuoto, dal quale però ad un tratto si libra un piccolo animale, tutto mobilità e leggerezza, che entra in un soffio di vento e diviene in tutt'uno con lui. I greci chiamavano la farfalla e l'anima con lo stesso nome, psiche, e i latini la chiamavano animula. La parola l'avevano presa dal greco anemos, vento. Sì, per gli antichi la farfalla e l'anima hanno qualcosa in comune che evoca il mistero del soffio vitale, l'anima. Per molti significa l'esperienza dell'interiorità. Per coloro che credono è il luogo della voce di Dio in loro, ma tutti diamo per scontato che l'anima, se c'è, si trova dentro di noi. Gli antichi invece pensavano che siamo noi ad essere dentro l'anima. Una forza cosmica che pervade tutto ciò che vive e ci abita, ma anche ci aleggia intorno, soprattutto ci collega con gli altri viventi. Per questo i loro dei non erano mai tristemente separati dalla natura. Per gli antichi era impensabile, ad esempio, ammirare il mare, la brezza profumata che lo increspa, che lo fa brillare e quasi non vedervi sorgere Afrodite, la dea della bellezza, dell'amore, oppure stare davanti alla fiamma accesa che scalda, brucia, illumina la vita e non pensare subito ad Eros, l'alato giovinetto dio della passione, oppure sentire il tuono riecheggiare tra i monti e non udirvi il sospiro incollerito di Zeus, il re degli dei. Sì, l'anima non può mai essere un concetto astratto, semmai un simbolo, qualcosa cioè che non riusciamo a tenere davvero sotto controllo. E se nulla mi sembra più mio della mia anima, io debbo ammetterlo, essa vive davvero solo nell'incontro. L'anima non può mai esistere senza la sua altra parte che si trova sempre in un tu. Per questo la sua natura è nostalgica, è bisognosa ed è fatta di suoni, immagini, emozioni. Nel cuore del mito di amore e psiche arriveremo attraversando labirinti, parodie, giochi di specchi, ma non dobbiamo mai perdere di vista che i personaggi sono parti di noi, che in ogni episodio v'è nascosto e dunque custodito un insegnamento. Eppure, ogni volta che sto per cominciare a raccontarlo,
questo mito. Io non riesco a levarmi di dosso la sensazione che per essere davvero incontrato avrebbe forse bisogno più di silenzio che di tutte le parole che mi udirete dire. Un re e una regina avevano tre figlie bellissime. Ma se le prime due potevano essere lodate con parole umane, la bellezza della più giovane lasciava tutti a bocca aperta. Gli occhi si riempivano di lacrime a guardarla e da quella commozione non salivano che sospiri. Ben presto la fama della ragazza si sparse. Ormai quando usciva di casa, una folla attratta da ogni dove la invocava, lanciandole ghirlande, fiori sparsi, oppure di colpo taceva in muto fervore, proprio come quando in processione passa la statua di Afrodite. Gli artisti volevano ritrarla, i mercanti guadagnare da quelle immagini divine, mentre i filosofi già disputavano sulla natura di quella straordinaria bellezza. La dea Afrodite si è incarnata ed ora si mostra ai comuni mortali. Ma che? Questa è una seconda Afrodite che, per un prodigio di fecondazione dell'umidità celeste, non dall'abisso del mare tra l'onde spumose, ma dalla terra, è stata partorita e per di più dotata d'una struggente grazia virginale. Di fronte a tutte queste dicerie, la vera Afrodite, cui era ben nota la stoltezza dei mortali, all'inizio increspava le labbra divine in un sorriso imbarazzato. Ma quando cominciò ad accorgersi che i suoi templi, i suoi altari venivano trascurati, che le sue statue erano coperte di polvere, che più nessuno andava in pellegrinaggio né a Cnido né a Pafo, neppure a Citera dove è nata, e beh, esacerbata nell'animo sbottò. Ma com'è possibile? Io sono la vita di ogni essere. Sono la gioia degli uomini e degli dei. Per me si aprono i fiori e brilla di luce diffusa il cielo e colpiti al cuore dalla mia potenza soffiano i venti e gli uccelli festosi. È il mio arrivo che annunciano e me, belve, animali domestici, mari, monti, fiumi impetuosi, ogni cosa viva ispirata d'amore, me segue desiderosa. Ebbene, io debbo sopportare d'essere confusa, sostituita da una mortale qualunque che altro non fa che portare sulla terra con una certa grazia una delle mie infinite forme. Ma chiunque sia si pentirà della sua smisurata bellezza e arrossiranno di vergogna coloro che oggi la venerano. E ciò detto, chiama subito suo figlio, che prima o poi tutti abbiamo conosciuto, e arriva, tutto scapigliato, gli occhi scintillanti, la bocca sporca di miele, il giovinetto alato che se ne infischia della moralità e che sempre di notte, armato di frecce di fuoco, corre tra le case e semina zizzania tra gli sposi, fomenta passioni nefaste, assurde, viziato dal fatto che tutti lo temono, ma alla fine tutti lo invocano. Insomma, Eros arrivò. E lei, fremendo di sdegno, gli racconta il fatto. E poi, accarezzandogli i ricci, ti scongiuro per il bene che ti voglio, per le dolci ferite delle tue saette e i dolci ardori che sanno suscitare, vendica tua madre. Tu devi darmi questa soddisfazione, tu devi fare innamorare
innamorare pazzamente la ragazza d'un essere così miserevole che nessuno possa invidiare. Colpito dei beni, nella persona, ridotto così in basso che non se ne trovi uno più disgraziato di quello. Così parlò la dea e stringendoselo dolcemente al seno, impresse sulla bocca del figlio, con le labbra semiaperte, un lungo bacio. Poi s'allontanò verso la spiaggia più vicina e, allungando i piedi divini là dove muore l'onda, si inoltra sui flutti. A quel contatto il mare tutto freme di gioia, pesci di mille colori accorrono e col capo grondante d'alghe i tritoni emergono dall'acqua. Uno suona in una conchiglia, l'altro la fa salire su un cocchio di madreperla tutto intarsiato di coralli, che tirato a nuoto tra i bagliori del tramonto raggiunge l'orizzonte e si immerge giù, giù nel fondo asciutto dell'oceano. Perché si sa, solo laggiù dove è nata, circondata dai parenti marini, la dea, irritata contro gli umani, risolleverà il suo sacro umore. Questo accadeva tra gli dèi, ma tra i mortali. Beh, innanzitutto la giovane tanto adorata, il cui nome era Psiche, per quanto strano possa suonarvi, non ricavava alcun vantaggio dalla sua miracolosa bellezza. Tutti la ammirano, ma nessuno si fa avanti col desiderio di sposarla. La venerano, ma come fosse una statua scolpita con arte sublime. E se già da tempo le sue sorelle hanno concluso matrimoni brillanti, lei resta ancora a palazzo, senza amore, in uno stato interiore di abbandono, di cui all'inizio neppure si accorgeva, ma ormai dolorante nel corpo e nello spirito, in segreto ha finito per odiare quella bellezza che tiene tutti distanti, finché lei stessa ormai si sente distante da tutto. Come se tra lei e il mondo vi sia un vetro, come se non sia davvero viva. E più tutti lodano la sua figura, più lei si sente triste, sola, stanca, finché i suoi genitori, che resi ciechi dall'orgoglio nulla sospettavano, un giorno la sorpresero a singhiozzare nel segreto della sua stanza, e fu solo allora che anch'essi dubitarono. Forse quella bellezza non era un dono degli dèi, ma il segno della loro malevolenza, altrimenti perché una ragazza tanto bella, con un carattere così dolce, viveva così infelice e sola? Il padre partì per interrogare sul futuro marito della figlia l'oracolo di Apollo. La voce d'oltretomba della Pizia confermò che una divinità era irata contro la fanciulla e a causa sua contro tutta la città.
Bisognava vestire la ragazza a nozze, condurla sulla cima d'una rupe. Non genero attenditi di stirpe mortale, né tanto men divino, ma demone, feroce drago alato, che arde e distrugge, e volando per l'etra ogni animale molesta, ogni essere funesta, col ferro e col fuoco, chiunque vive in piaga lo teme Zeus, che regna ed è eterno, tutti al fin lo maledicono, in terra, in cielo, nell'averno. Non c'è scampo all'odio divino. Tutta la città si strinse attorno alla famiglia reale e si preparò per il crudele sposalizio. Tutti sono perfettamente, splendidamente vestiti a festa. Le fiori, ogni dettaglio con estrema cura è stato allestito, ma le grida di felicità nella gola dei festanti si strozzano continuamente in singhiozzi e lamenti. Le cetre, i flauti, i canti nuziali si raggelano in lugubri melodie e il ritmo delle danze in un macabro passo. Ormai solo tra i gemiti saliva verso la rupe la processione, quando la giovane, che non faceva che asciugarsi le lacrime col velo nuziale, si fermò. Voleva parlare. Tutti stupirono perché la ragazza era molto timida, certo non usa a parlare in pubblico. Si voltò verso i genitori. Smettetevi, prego, di tormentare con lacrime inutili i vostri volti adorati. Quando il popolo mi osannava, mi chiamava Afrodite, allora dovevate piangere e strapparvi le vesti, non ora, per queste nozze che sono la salvezza della città, il rimedio alla maledizione. Vi dirò, sono ansiosa di conoscere il mio sposo, sì, il demone al quale il fato mi ha destinata. Allontanatevi tutti, le vostre lacrime mi tolgono la forza di procedere. E si fece largo tra la folla ammutolita con un'autorevolezza tale che tutti obbedirono e tornarono indietro. Ma una volta sola, il sangue al pensiero del mostro le si ghiacciò nelle vene. E ormai saliva verso la rupe, tutta irrigidita dalla paura. Sembrava un cadavere vivente. E quando arrivò sulla cima tremava così forte che a stento tratteneva, riusciva a stare in piedi. Quando nella sua mente terrorizzata si fece largo un pensiero che la calmò. Un modo per salvare la città senza consegnarsi al mostro c'era. Gettarsi nel vuoto. Por fine così ai propri tormenti, e mentre cercava in sé la forza d'animo per saltare giù, non s'era ancora accorta che intorno a lei, da un po', una brezza, uno zefiro impetuoso muoveva le fronde e si infilava sotto la sua gonna e la gonfiava e la sollevava da terra e la trasportava senza farla precipitare nell'aria giù verso la valle. E la deponeva su una radura erbosa, tutta fiorita, dove Psiche, proprio come nel suo letto, di colpo s'addormentò d'un sonno profondo, senza sogni, dove l'oppressione di tutti quei giorni terribili si dissolse completamente.
Quando si destò, aveva l'animo sereno. Davanti a lei vede un bosco con grandi alberi e una sorgente, vede, dalle acque limpide, come il cristallo. E dietro quegli alberi di cristallo vede un palazzo meraviglioso. Pur nel timore, curiosa, s'avvicina, entra. Ma dall'interno le pareti non sono più trasparenti, perché rilucono d'una luce che si muove come viva. E vive sembrano le immagini che quelle pareti luminose riflettono. Uno straordinario artista aveva infuso una tale vita selvaggia a quelle figure di animali tra le fronde, di scene di sensuali amori divini. Anche i soffitti e i mosaici del pavimento si animavano di scene fantastiche. Psiche, estasiata, percorre quel labirinto, si smarrisce, si ritrova, ma quelle immagini, lei le ama, le ama in tutto, non ha mai visto nulla di simile. Eppure le sembra di conoscerle da sempre. Ma dove l'ha già incontrate? Forse in sogno. E ancor più si stupisce che tutto sia aperto, a sua completa disposizione. Perché ti meravigli, Psiche? Una voce senza corpo aveva parlato. Quello che vedi è per te. Le voci che odi sono tue ancelle. Noi ti serviremo come una regina. Tutto qui ti appartiene, più di quanto tu non possa immaginare. Anche quelle voci sconosciute le erano familiari. E fu allora che Psiche sentì quella felicità come un dono divino e si affidò a quelle voci senza corpo che la condussero nel cuore del palazzo. Lì, in un silenzio sacrale, s'aprì la sua stanza, il letto a baldacchino, i tessuti finissimi, i quadri di stupenda fattura artistica. Vieni. Le voci senza corpo la condussero nella sala da bagno, dove con unguenti profumati mani invisibili la lavarono. Nella sua stanza l'aspettava un tavolino imbandito con cibi, bevande squisite. I piatti venivano recati a tavola e portati via solo da un soffio. Non vedeva nessuno, udiva parole uscire dal nulla. Era servita solo da voci. Poi una voce intonò un canto. Qualcuno invisibile suonò la cetra e un coro polifonico la inondò col più struggente dei concerti. Ma da dove saliva quella musica che la conduceva lì dove persino il suo cuore si nascondeva a se stessa? Terminato il concerto, appagata da tutte quelle sollecitazioni, tra i lini candidi, profumati del suo nuovo letto, Psiche, esausta, s'addormentò. Di notte, di colpo si sveglia. È immersa nella più totale oscurità. Ma qualcuno è lì. Avverte una presenza. Terrorizzata non osa parlare, né muoversi, né gridare. L'essere sconosciuto sale sul letto. E lei sola com'è? Teme per la sua verginità, ma è l'ignoto a farle paura più d'ogni altro male. L'essere si infila tra le lenzuola e il cuore di lei batte impazzito nel petto. S'accosta, la sfiora, le sussurra parole dolci nelle orecchie.
delicatamente, l'accarezza. Lei sente il suo terrore mutarsi in un turbamento sconosciuto. Il corpo di lui era liscio, morbido. Le carezze, i baci, belli. Poco prima dell'alba, lui, nel buio dal quale era arrivato, scivolando fuori dal letto, se ne partì. Non era riuscita a vederlo. Quella notte, Psiche perse la sua verginità. Era la prima volta e forse il piacere d'amore non fu così pieno, ma certamente non le dispiacque. Le cose andarono avanti così per molto tempo. Di giorno è in compagnia delle voci ancelle che la esaudiscono in tutto. E di notte, tra gli assalti dolci, impetuosi dell'amante, Psiche scopre il piacere, il sentire del corpo. Una notte lui, che ormai, tranne che per la vista, le era divenuto familiare in tutto, abbracciandola le disse: Psiche adorata, quel che sospetti è vero. Il ventre tuo dolce reca un bambino, ma le tue sorelle, commosse dalla falsa idea della tua morte, domani verranno alla rupe e piangendo ti chiameranno. Promettimi che non risponderai loro. Se lo farai, procurerai a me un gran dolore e a te la più triste delle sventure. Non preoccuparti, amore mio, io qui ho tutto quello che desidero, no, non risponderò. Ma quando la notte e l'amante si dileguò, si sentì chiusa in una prigione, scomparsa dal mondo dei viventi. Dunque non poteva rivolgere parola a persona umana, non poteva raccontare del bambino alle sue sorelle, poteva mostrare a nessuno dove viveva. E poi, non potendo mai vedere il volto dell'amante, alla fine le sembrò di non avere neppure lei stessa un volto. Pianse tutto il giorno, finché, senza cibo né altro ristoro, andò a dormire. Era tutta lacrimosa, ancora tutta lacrimosa, quando lui, un poco prima del solito, le si stende accanto. Era questa la tua promessa, Psiche mia. Giorno e notte, persino quando l'amor tuo ti abbraccia, non cessi di angustiarti. Su, via, fa come credi. Accogli le tue sorelle, racconta del bambino, dona loro tutti i gioielli che vuoi, ma non devi mai dire che non mi hai visto. Cercheranno di convincerti a scoprire il mio volto, sappi, una volta visto, non lo vedrai mai più. Se terrai il segreto, la nostra creaturina non conoscerà la morte. Un figlio divino? Ma Psiche moriva dalla voglia di dirlo alle sue sorelle. Se la sacra tua immagine mi è negata, lascia almeno che io veda quella delle mie sorelle. Io non voglio vedere il tuo volto, perché lo vedrò nei tratti del nostro esserino. Io queste tenebre le amo. Oh, te, tu sei la mia luce. Ma ti prego, ordina a Zefiro, come facesti con me, di portarmi qui le mie sorelle. E l'allacciava stretto con tutto il corpo e alle carezze mescolava parole soavi, amore mio, dolcezza mia infinita. Chi può resistere alle parole bisbigliate nelle ore d'amore? Lui, asciugandole le lacrime con i suoi capelli, promise tutto. L'indomani mattina, le sorelle fecero riecheggiare la rupe dei loro lamenti.
cessate di piangere! Tra poco riabbraccerete colei che credete morta! E Zefiro, con delicatissimo soffio, le trasporta giù, sane e salve! Oh, sei viva! Oh, viva! E l'abbracciano, e avidamente la baciano, e poi piangono ancora, ma di gioia stavolta! Entrate, tesori miei! E lei mostra loro le immense ricchezze, tutte le meraviglie del palazzo, e quelle mute la seguivano a bocca aperta. Quando sentirono le voci senza corpo, Psiche ordinò alle voci ancelle di preparare il bagno e poi il banchetto. E quando quelle videro i piatti recati a tavola dalle voci invisibili, ma prodigi o non prodigi, erano sorelle e lì sedute volevano sapere. E lui com'è? E come ti tratta? Ora Psiche era ingenua e non sapeva mentire. È giovane e bello, è una barba morbida, da poco gli ombreggia il volto, ma è sempre fuori, a caccia sui monti. Le sorelle la conoscono bene, non sono convinte, e allora lei racconta loro che è incinta. Oh, Psiche, che felicità, sarai madre! Oh, il tuo bambino, ma vedrai che meraviglia! E allora lei fa udire loro quei cori che addolciscono l'animo di chi li ascolta. Mamma, concerti o non concerti, erano sorelle, ricominciarono! Ma lui, ma dov'è adesso? E come ha preso la notizia? Ora Psiche era troppo ingenua e cominciò davvero ad agitarsi, ma insomma ve l'ho detto! È un mercante di mezza età e facoltoso e sempre fuori in viaggio. Ma no, prima non aveva detto che era un mercante. Ma che cosa aveva detto? E allora corse a riempire due scrigni di pietre preziose, di gioielli. Hai visto? Finge spudoratamente, ma perché? E che prodigi! Che casa! Secondo me il marito è un dio. E beh, perché nascondercelo? Siamo le sue sorelle maggiori, deve dirci tutto. Ordina le voci ai venti. La fa vivere come una dea. Beata lei. Mio marito, invece, l'avevo scelto maturo, mi proteggerà. È solo uno spilorcio. Mi tiene a stecchetto in tutto, persino in amore. Con lui mi manca l'aria, sì, e il mio l'avevo scelto giovane ai tante. Come ci siamo sposati è sempre ammalato. E io giù decotti, unguenti, ma altro che moglie. Un'infermiera voleva. Ma sorella, ma come facciamo a sopportare una vita così indegna? Invece per lei il matrimonio è un paradiso. Non ci vedo chiaro. O mente o non sa come sia fatto il marito. Ma è terribile! Quando Psiche tornò con gli scrigni pieni di gioielli, versavano lacrime d'angoscia. Oh, sorella carissima, abbiamo capito tutto! Non possiamo più nasconderti la verità! Ricordi l'oracolo? T'aveva destinato ad un orrendo amante animale! Aveva ragione! Tuo marito è un mostro! Un gigantesco serpente che trasuda veleno mortale! Sì, e anche i contadini qui intorno ne parlano, lo vedono! Attraversare a nuoto il fiume, spianare col ventre pestifero il suolo! E quando entra nel palazzo si trasforma! Perché è un demone, sì, è un mago, e tu non sei la sola. No, anche altre ha illuso. Le rende gravide e poi, poco prima che partoriscano, con il bambino ancora nel ventre, le divora, perché è questo che a lui piace di più. Forse, sorella cara, tu ti sei abituata a questa campagna desolata, a queste voci servili, alle schifose intimità di chi è solamente un velenoso serpente. Ma noi abbiamo il dovere, sì, il dovere di avvertirti. E allora, Psiche, nella semplicità dell'animo suo, sorelle carissime, io non ho mai visto il volto del mio sposo. Non so neppure di quale terra venga, perché mi parla solo di notte, bisbigliando. Perché è nemico della luce del giorno, deve essere proprio come dite, deve essere un serpente, un mostro, perché mi minaccia di punizioni orribili se lo guarderò e mi spaventa a morte. Aiutatemi voi! Dobbiamo far presto, non c'è tempo da perdere. Eh sì, tra poco verrà a sapere che l'abbiamo scoperto. Deve essere stanotte stessa. Prepara
un rasoio affilatissimo a due lami e nasconditelo sotto il materasso. Sì, e poi prepara una lampada accesa e coperta. Mettila sotto il letto. Quando il demone, come ogni notte, si infilerà tra le lenzuola trasformandosi, tu aspetta che dorma e scalza e senza alcuna esitazione. Scopri la lucerna. Illuminalo lì dove la testa s'attacca al collo e con un colpo deciso del rasoio tagliagliela via! Sì, noi saremo sulla rupe ad aspettarti e quando avrai fatto ci chiamerai e noi ti aiuteremo a prenderti tutte le ricchezze che ti spettano e sì, e anche ti troveremo un marito normale, umano, come te. E facendosi portare via da Zefiro, la lasciarono lì tutta sconvolta, con l'incendio nel cuore. Le sue sorelle hanno ragione, deve difendere la sua vita, il suo bambino. Ma una volta sola. Le passioni differenti, come onde nel mare, la trascinano di qua e di là. Ora è si abbandona all'incertezza, ora all'ira, ora è decisa. Ora rimanda a coraggio e paura insieme, al ribrezzo del marito, ma lo ama. Al cader della notte, in fretta e furia, prepara il delitto. È notte. Lo sposo giunge. Quella notte Psiche mentì alla perfezione. E dopo una prima lotta d'amore, sente il respiro di lui farsi più pesante. Dorme. Di corpo, per natura e di spirito, Psiche era fragile, ma quella notte sentì la sua debolezza mutarsi in audacia. Sfila il rasoio, prende la lampada e pronta a qualunque visione d'orrore. Scopre la lucerna. Mai nessun mortale ebbe visione più bella. Davanti a lei. Un giovinetto meraviglioso dormiva, i lineamenti del volto perfetti, il corpo levigato, armonioso, splendente, tra le gambe aperte il sesso gli fioriva come un nardo delicato. E i riccioli biondi, umidi di ambrosia, gli inanellavano la fronte, gli scivolavano lungo il collo, bianco come il latte. Persino la fiamma della lampada sembrava tremare d'amore. E il rasoio nella sua mano volersi ritirare vergognoso solo all'idea di poter sfiorare quelle carni delicate. Dalle spalle del giovinetto spuntavano delle ali e benché lui dormisse, quelle sul cuscino palpitavano tremule. A fugare ogni dubbio, nel fondo del letto vede l'arco, la faretra, le frecce, le armi possenti del dio Eros, la più tenera, la più dolce di tutte le fiere. Davanti. Curiosa, vuole toccare quelle frecce leggendarie. Ne sfila una dalla faretra, ma spinge troppo col dito. Si punge! E una passione che fa impallidire l'amore che prima credeva di provare la inonda. Perché adesso il suo desiderio ha un volto dal quale dipende la sua felicità. È strano,
di fronte a quella creatura addormentata, inerme, a portata di mano, lei si strugge come fosse perduta. Lontana e langue ed infinita nostalgia morda la voglia che si desti per toccarlo, baciarlo, stringerlo, fondersi con lui. Tutto intorno è straordinariamente vivo. Ogni cosa adesso palpita come lei, innamorata. E di fronte a tutta quella felicità vacilla e una goccia d'olio bollente cadde sulla spalla del dio giovinetto. Sfrontata lucerna, bruciare il dio, origine di ogni fuoco. Ma chi credi che t'abbia inventata, se non un amante che non poteva sopportare di veder sparire nell'oscurità il volto amato? A quel bruciore Eros balzò in piedi e la vide. Con il rasoio in mano. Con la lucerna accesa. Che la guardava. Si sentì oltraggiato e come un uccello impazzito batté le ali per fuggire fuori dalla finestra in alto, ma lei, terrorizzata di perderlo, si aggrappa ad una gamba e vola fuori con lui. Finalmente respirava l'aria della notte. E sorvolava con la mano la regione delle nuvole. Tutto vedeva dall'alto. La valle era argentata dalla luna. Il fiume scorreva brillando. Tra una lingua nera di bosco e le colline addormentate. Un vapore luminoso saliva dall'erba bagnata e tutto intorno pulsavano sciami di stelle.
finché Psiche sfinita stava per lasciare la presa. Lui se ne accorse e volando s'abbassò. S'abbassò. Così che lei, cadendo sul prato, non si facesse male. Come toccò terra, a Psiche sembrò di destarsi da un lungo sonno. Lui s'era rifugiato su un cipresso lì a fianco e tra le fronde piangeva. Psiche, perché? Perché m'hai fatto questo? In tutti i modi t'avevo avvertita. Mia madre, Afrodite, mi aveva ordinato di farti innamorare di un essere di condizione vilissima. Ma t'ho visto. Io che fomento tutti gli amori per la prima volta, mi sono ritrovato ferito dalla mia stessa freccia. E come amante sono volato a te, contro il volere di mia madre. E per amore t'ho costruito il palazzo, perché potessimo amarci. T'ho nascosto ad Afrodite e al mondo e tutto perché tu mi credesti una belva e con un rasoio affilato volessi tagliarmi la testa. Ma Nessa, sono questi occhi che t'adorano. Come farò? Tutto è perduto. Come farò? E soprattutto tu, amore mio, come farai a vivere senza di me? Singhiozzava ancora quando, battendo le ali divine, volò via. Erano i primi bagliori dell'alba. Psiche, con lunghi lamenti, ancora lo chiama. Ora che fugge, comprende. Era lui. L'amore. E l'ama, l'ama più che mai, ma l'ha perso, l'ha perso, l'ha perso per sempre. E allora, disperata, corre verso il fiume e dall'alto dell'argine vi si getta giù, a capofitto. Come il fiume l'ebbe tra le sue braccia d'acqua, e subito la riconobbe. È l'innamorata di Eros, dicevano tra loro le onde, ma lei, ormai quasi priva di sensi, pensava di sentire le voci dei morti. Non possiamo annegare, lasciarla, non possiamo lasciarla annegare. E mille, un milione di piccolissime gocce s'uniscono tra loro compatte e la sostengono. La fanno galleggiare sull'acqua. E scivolare giù lungo l'ansa del fiume. Giù
finché, svenuta, la depongono su una riva d'erbe e fiori. Lì, tra le canne palustri, accovacciato su una pietra, gli zoccoli fessi, le cosce, il ventre villosi, la faccia da caprone, stava Pan, il dio dei campi. Sul suo grembo teneva stretta la ninfa Eco, e mentre le sue caprette brucavano tranquillamente sull'orlo del fiume, lui, col gran membro diritto, cercava di convincere la ninfa a ripetere certe canzoni. Quando vede Psiche uscire angosciata dall'acqua, il membro gli si affloscia, la ninfa gli sguscia via, ma il dio ormai si è impietosito. Figlia mia, ma che hai fatto? Ah, io sono un dio semplice, io mi intendo solo di capre e di campi, ma ho esperienza della vita e da come vacilli e sei pallida in volto, da come sospiri e con gli occhi cerchiati d'affanno scruti nel vuoto. Non ci sono dubbi, tu ti tormenti per un amore disperato. Prima di tutto, levati dalla mente di gettarti nei precipizi o d'altro. Secondo, la soluzione c'è, è una sola: pregare il dio dell'amore. Sì, sì, lo so, è un ragazzino schizzinoso, vanitoso, difficile da prendere a laccio, ma se usi le lusinghe, le paroline giuste, dovresti, visto che sei innamorata, alla fine ti esaudirà. Sì, che non ci poteva credere. Quel dio era così crudele da prenderla in giro. Però aveva ragione. Poteva pregare Eros come qualunque altra innamorata, cercare un tempio a lui dedicato, fermarsi lì, supplicarlo. Vedendola rianimata di buona speranza, Pan s'era già rituffato nelle canne palustri e aveva acciuffato la ninfa Eco, e ora le rocce riecheggiavano delle loro risate quando finalmente Psiche si mise in cammino. Errò a lungo, senza conoscere la via. Templi ad Eros non ne trovava, perché ancora non lo sapeva che il mondo intero è il suo tempio. Ma il suo vagare aveva un certo criterio. Di fronte a un bivio sceglieva quel sentierino ombroso, profumato, misterioso, che più le faceva pensare al suo amore. Cantavano gli uccelli e lei seguiva il grido di quel rapace che faceva risonare di sé la valle, o il velato di quel capretto smarrito che le rammentava tanto il singhiozzare del suo bene. Oppure seguiva quel formicaio tutto brulicante di piccoli insetti eccitati, o quel dolce mormorio della fronda che sembrava proprio il batter d'ali del suo adorato. Così vagava, così giorno e notte. Si cibava di frutta caduta dagli alberi, di bacche, dormiva nei fossi, nelle grotte, sempre solo smaniosa, tenendosi lontana da tutti di poter incontrare il suo amore. Eppure, in quei giorni di dolorosa nostalgia, Psiche
non si sentiva più così sola, ma immersa, circondata da una miriade di esseri la cui sinfonia a tratti faceva emergere in lei un silenzio meraviglioso. Sì, per la prima volta si sentiva dentro la vita. C'era qualcosa di gioioso nel fondo di quel suo dolore atroce e senza fine. Che cosa muove gli esseri viventi? Si chiedeva tra le lacrime o nell'incanto. Davvero gli uccelli cantano per fare il nido? O fanno il nido per poter cantare? E così vagava, giorno e notte per le campagne, ma passava anche i villaggi, i paesi, le città, finché, senza sapere come, si ritrovò nella città dove regnava la sua sorella maggiore. Si fece ricevere e disse: «Non sai cos'è successo? Illuminai il mio sposo proprio come mi diceste, ma non era affatto un mostro. Era Eros in persona, ma quando mi vide con il rasoio in mano, furibondo mi gridò: "Vattene, ingrata! Io voglio sposare la tua sorella maggiore!" Quella neanche la saluta. Va dal marito, dice che i genitori sono in fin di vita, e corre alla rupe. Sentì un certo vento, ma non era Zefiro. No, stavolta no, ma lei non se ne cura. "Eccomi, amore mio! Sono io la sposa giusta per te! Zefiro, accogli la tua signora!" E si sfracellò su quelle rocce. Non arrivò mai a destinazione. Poveretta. Ma Psiche ormai aveva già ripreso a vagare. E così, sempre seguendo i segni del suo bene, si ritrovò lì, dove viveva la sua seconda sorella. E anche lei, desiderosa solo di primeggiare, cadde nell'inganno. Corse alla rupe e trovò la morte, gettandosi in un orrendo vuoto. Che cosa muove gli esseri umani? Che cosa spinge alcuni di loro a fare ciò che fanno? Psiche dovette imparare a mentire per saperlo. Ma mentre Psiche continuava a vagare in cerca del suo amato, Eros, cui ancora bruciava la scottatura della lanterna, s'era rifugiato nel letto della madre. E lì, sotto le lenzuola, piangeva, sia per il gran dolore che gli procurava la ferita, sia per la nostalgia della sua amata. Allora, il gabbiano dalle candide piume, sfiorando il mare increspato dal vento, rapido si immerse giù nel fondo di oceano per avvertire Afrodite dell'accaduto. Il figlio suo s'era ammalato e ora giaceva dolorante nel letto di lei. Tutti si lagnano perché lui ormai di notte fa il libertino in una montagna, in un palazzo su per le montagne, e tu te ne stai tutto il tempo ai bagni di mare. Non sai cosa diventa il mondo senza di voi! Nessuno che abbia più un po' di grazia! Ovunque rozzezza e volgarità! Dov'è più l'amore tra gli sposi e per i figli? Lo slancio generoso tra gli amanti? L'affinità tra gli amici? La compassione per i più deboli e la passione per le opere ben fatte? E l'arte? Nessuno ha più cura di nulla. Ogni vincolo tra gli esseri viventi è disprezzato. Su tutto aleggia sinistro solo l'interesse particolare. Abbandono e disastro, ditelo che volete la rovina. Ditelo!
dirlo che volete la rovina. Così rifischiava l'uccello. Ho capito, disse Afrodite, ma non mi è ancora ben chiara la prima parte del tuo discorso. E che cosa farebbe mio figlio? Sei innamorato pazzo! Innamorato? Ma di chi? Fece lei un po' divertita ma molto gelosa. Ma chi ha adescato il mio figliolo innocente? Una ninfa? Quale? Una delle muse? Una delle grazie? No! No, è una mortale! Disse il ciarliero gabbiano, che tra gli uccelli è il più pettegolo che c'è. E si chiama Psiche. Come Afrodite sentì quel nome? Dal fondo dell'oceano, in un momento era sulla spiaggia, in un momento era nella sua camera da letto, davanti al figliuolo che piangeva tra le lenzuola. Ah, bella impresa hai compiuto! Invece di tormentare la mia nemica con un amore di bassa lega, come ti avevo ordinato, te ne sei innamorato tu. Ma mi hai preso per la tua mezzana? E poi, che hai l'età di innamorarti tu? E poi di chi? Credi che io voglia avere per nuora una che nulla comprende di me? No, tu pensi che io non possa avere altri figli, vero? Ma io ne farò un altro molto migliore di te, che sei solo un ragazzaccio viziato. Guarda, guarda che unghie lunghe e sporche tu. Tu non hai rispetto di nulla e di nessuno. E anche se mi stomaca, io chiamerò temperanza, sì, perché t'allenti l'arco, perché ti spezzi quelle frecce, perché ti rada la chioma, quella chioma che stupida che sono io, con sparco di cipria luminosa ogni giorno. Essere inutile, che non sei altro. Con che occhi di odio mi guardi? Ma che cosa ti sei messo in testa? Io sono tua madre e sono la tua signora, e tu devi fare ciò che ti dico. Così parlò la dea e furibonda se ne andò. La scontrarono sulla porta Demetra, la dea della natura, ed era sposa di Zeus, re degli dei. E vedendola tutta così congestionata, ma che cosa ti è successo per offuscare così il fulgore del tuo sguardo? E lei, sbollendo la rabbia che aveva in corpo, racconta loro il fatto. Dovete aiutarmi a scovare dove si nasconde quella mia schiava fuggiasca. E via, ma quale delitto ha mai compiuto tuo figlio? Non è più un ragazzino. Per quanto tempo ancora vuoi tenerlo bello com'è, privato delle arti, dei piaceri che sono i tuoi? Tutti dobbiamo amare tranne lui? La blandivano perché, come tutti gli esseri viventi, non volevano inimicarsi Eros e le sue saette, ma lei si seccò di vederle sorridere del suo orgoglio ferito e, voltando loro le spalle, se ne andò. Ma Psiche continuava a vagare, cercando il suo amore, era stremata, quando vide un tempio su una collina. Forse il mio signore abita lì. Sveniva dalla fatica, ma si mosse con rapidi passi, perché la speranza la rianimava. In quel tempio vide gettati in terra alla rinfusa mucchi di spighe di grano, di miglio, d'orzo, e poi falci, attrezzi per la mietitura. Si dispiacque. Di qualunque divinità fosse il santuario, meritava rispetto, e con molta cura ripose ogni cosa nell'ordine dovuto. Di sorpresa la colse l'alma Demetra. Povera Psiche, non sai che Afrodite furibonda ti cerca dappertutto, e tu pensi al mio tempio e non alla tua salvezza. Psiche, prostrata ai piedi della dea, li bagnava con le sue lacrime, li asciugava con i suoi capelli. Ti supplico, per i solchi della campagna sicula, per i sacri riti della mietitura, per la discesa di tua figlia Persefone verso nozze tenebrose e per la fiaccola di quando la ritrovasti, e tutti i segreti che Eleusi nasconde nel silenzio, ti prego, nascondimi per qualche tempo in queste tue spighe, affinché alla dea sbollisca la rabbia e io riprenda un po' di forza. Rispose Demetra, le tue lacrime, le tue preghiere mi commuovono, ma non mi metterò contro Afrodite.
mi lega a quella dea eccellente su tutto. Un'amicizia profonda. Allontanati dunque e ringrazia che prigioniera non ti consegni a lei. Respinta, Psiche fa all'indietro la strada, ma nel sottobosco intravede un altro tempio. Lì, in terra, vede doni, vesti appesi agli alberi, scritte d'oro con le grazie ricevute. Oh, signora di tutti gli dèi, sposa di Zeus, signore del tuono, l'Oriente e l'Occidente ti venerano. Dea, che proteggi le partorienti, sono incinta, ti prego, aiutami. Era riapparve in tutta la sua augusta dignità. Accoglierei le tue richieste, ma non agirò contro Afrodite, che ho sempre amato come una figlia. Non aiuterò una sua fuggitiva. Tu non hai ancora capito. Appartieni a lei, che può fare di te ciò che vuole. Mi si stringe il cuore, ma debbo abbandonarti al tuo destino. Ora Psiche è veramente disperata. E sola, solo quelle due dee potenti avrebbero potuto proteggerla da Afrodite, ma l'avevano scacciata, anche loro. Io sono in una rete inestricabile, si disse. Io non so più cosa fare, dove andare, io... Io ora so solo che non esiste il recesso tenebroso in cui io possa sfuggire allo sguardo di Afrodite. E parlò a se stessa, come non aveva mai fatto prima. Devi trovare in te un coraggio più grande di quello di un guerriero, Psiche, e rinunciare a stringere tra le braccia colui che ami tanto. Senza difese, presentati alla tua signora e con l'umiltà tua, anche se tardiva, cerca di placare la sua collera. Forse in casa della madre, proprio in casa della madre, potrai intravedere almeno per un momento colui che vai cercando da tanto tempo. Così Psiche si preparava ad un'obbedienza di esito dubbio, o meglio, ad una morte quasi certa, e intanto si domandava come avrebbe fatto ad implorare la dea. Che nel frattempo... sul suo cocchio, tirato da stormi di colombe, tra pigolie e dolci melodie, volava verso Hermes, il messaggero divino. Fratello mio, nulla ti sfugge, e dunque neppure che da qualche tempo cerco invano una mia ancella che si nasconde. Prometti una pubblica ricompensa a chi la troverà. Il proclama che Hermes alato propagò per le popolazioni era questo: chiunque rechi notizie o consegni la serva fuggiasca di Afrodite di nome Psiche ad Hermes sotto i pilastri della Valle Murcia, riceverà come compenso dalla dea in persona 7 dolci baci, tra i quali uno dolcissimo, dato col carezzevole tocco della lingua. L'umanità a gara si precipitò nella ricerca della serva, ma non fu necessario. Perché Psiche era già alla casa di Afrodite. Aprì un'ancella chiamata Abitudine. Ah, finalmente ci siamo degnate di venire! Infamissima serva, hai capito d'avere una padrona!
e che dovrai essere lavorata ben benino, a non far finta di non sapere che t'abbiamo cercata per mari e per monti. Abbiamo anche lanciato certi editti che non ti sto a dire. La afferrò per i capelli e la trascinò davanti ad Afrodite, che ad uno specchio si stava imbellettando per una festa di nozze. La dea la squadra con una risata che le gelò il sangue. Oh, mia nuora è venuta a conoscermi. O invece qui spera solo di incontrare colui che per colpa sua giace ancora ferito. T'accoglierò come meriti. Affanno e tristezza, ancelle mie, forse le conosci, ma non abbastanza. Quelle afferrano la ragazza e giù schiaffi, pugni, calci, le infliggono ogni sorta di tortura. Ma Psiche tutto sopportava, pensava al suo amore, non diceva una parola, ma già i rodi, la vita alle intemperie, avevano sfibrato quella sua leggendaria bellezza, ed ora, dopo tutti quei maltrattamenti, tu saresti l'innamorata di mio figlio. Ah, deve essere impazzito. Ah, capisco, speri di farmi pena perché sei incinta. Ah, già ti immagini che io, nonna felice, mi strugga in tenerezze, ma nel grembo tu porti uno concepito nel buio, di nascosto, con l'inganno. E dove sarebbe colui che deve riconoscerlo? Qui non c'è nessuno a cui interessi né la tua sorte né quella del tuo bastardo. Le strappò i capelli e la percosse brutalmente e la portò davanti ad una stanza e poi aprì la porta. Lì dentro, in un mucchio enorme, stavano mescolati alla rinfusa chicchi di grano, di miglio, d'orzo, semi di papavero, lenticchie, fave. Mettitelo bene in testa, sei solo l'ultima delle mie serve. È brutta, perciò puoi ottenere benevolenza solo servendo. Vediamo che cosa sai fare. Separa i chicchi di questa confusa massa e riponili in ordine. E prima di sera, quando tornerò dalla festa, mi mostrerai il lavoro compiuto e profumata, luminosa, bella più che mai, come danzasse se ne andò alla festa. Ma Psiche, di fronte a quel caos inenarrabile, a quel compito impossibile, si sentì come istupidita. E mentre si accingeva al lavoro pensava che non ce l'avrebbe fatta mai. Ma proprio in quel momento sentì provenire dal mucchio: accorrete, sorelle! Una formichina! Dal mucchio le parlava: soccorrete l'innamorata di Eros! Ella si trova a rischio della vita! Arrivarono a ondate dappertutto! Le une sulle altre, la stirpe delle creaturine a sei zampe! E a gara! Separavano, ammucchiavano, distribuivano con quelle zampette! Tutti i chicchi di grano di qua! Tutti i chicchi di miglio di là! Tutti questi di qua! Vieni qui! In due ore nella stanza c'erano tutti i mucchietti perfettamente ordinati e loro svanite nel nulla. Era appena scesa la notte quando Afrodite, inghirlandata di rose un po' spampanate, ebbra di vino fece ritorno. Leggermente barcollante, era ancora più fascinosa di quando era partita. Vediamo. Aprì la stanza e di colpo l'ebbrezza le passò. Socchiuse a fessura i lunghi occhi felini per ammirare la straordinaria diligenza di quel lavoro. Non credere di ingannarmi. E soprattutto di ingannare te stessa, né tu né le tue mani avete avuto parte in quest'opera. Essa è frutto di colui a cui piacesti, per la disgrazia di entrambi.
le gettò un tozzo di pane secco e se ne andò a dormire. Ma Psiche, benché stanca, oppressa dalla nostalgia, non riusciva ad addormentarsi. E anche Eros, segregato dalla madre perché intemperante com'era non si riaprisse la ferita per volare da colei che bramava, anche lui si voltava e rivoltava nel letto smanioso di lei. Così quella notte i due amanti, senza saperlo, dormirono nella stessa dimora, separati solo da un esile muro. L'aurora era da poco salita sul cocchio quando Afrodite la fece chiamare. Guarda laggiù, su quel bosco, nella riva, davanti alla riva di quel fiume, bellici pascolano in libertà delle pecore, la cui lana brilla come l'oro. Ingegnati come ti pare, ma voglio subito qui alcune ciocche di quella lana preziosa. Psiche pensò: mi odia. Queste prove vuole solo tormentarmi, per poi distruggermi. Le leverò l'incomodo. Conoscete ormai quella sua particolare inclinazione. Voleva gettarsi nel fiume e por fine così ai propri e le proprie pene. Ma mentre si sporgeva sui flutti... Ferma! Ferma! Al crepitio della brezza, una canna palustre le parlava. Stai soffrendo molto, Psiche, ma fermati e pensa al cadavere tuo gonfio che putrido galleggerà, suscitando angoscia ed orrore in chi passa. Non contaminare con una tristissima morte queste sacre acque, ma ascoltami. Quando la vampa del sole è più alta, le strane pecore che cerchi vengono invase da una rabbia tremenda e s'avventano sugli esseri umani, sbranandoli. Ma quando dopo mezzogiorno il sole mitiga il suo ardore, anche la violenza cala alle greggi che, mosse dall'arsù, vengono qui a bere. Alla brezza fluviale riposano. Anche tu, tranquilla, aspetta sotto quest'alto platano che come me sa bevera dell'acqua. Quando le pecore rifocillate se ne andranno, tu troverai impigliate tra gli arbusti alcune ciocche della loro aurea lana. Non dovrai far altro che prenderle e portarle a colei che te le chiede. Beh, così il furto fu facile e riempitasi il grembo di lana d'oro, Psiche tornò da Afrodite che amara le disse: neppure di questa impresa l'autrice sei tu. Ma voglio lo stesso darti un'altra possibilità per dimostrare se hai davvero un animo audace e un senno fuori dell'ordinario. Guarda lassù, su quell'altissima montagna dirupata, ben lassù nell'alto più alto, scaturiscono dal basso più basso le fonti che alimentano la rauca corrente infernale. Da quella gelida scaturigine portami dell'acqua in questa ampolla tagliata nel cristallo.
Sì che si inerpicò. Su per l'aspra montagna, ma sempre con lo stesso pensiero, trovare un punto da cui gettarsi di sotto. Ma mentre s'arrampicava, sfibrandosi, graffiandosi le braccia, il volto, saliva e non seppe come si ritrovò sulla cima. S'affaccia e subito capisce che morirà. Le rocce sono inaccessibili, tutte punte, scivolose, e lì nella gola del sasso gorgoglia fetida la corrente, circondata da rocce taglienti, tra le quali strisciano e stirano il collo draghi orrendi, con gli occhi sbarrati. Condannati a veglia perpetua, fanno guizzare le viscide lingue sputando una sostanza orribile. Psiche è pietrificata dal terrore. Ora sa la sofferenza che imbianca il volto e non conosce lacrime. E proprio in quel momento il cielo s'oscurò. Un'aquila reale immensa si librava nell'aria e atterrò accanto a lei. La guarda con gli occhi rapaci e muove il becco. Dall'alto t'ho riconosciuta! E mi sono ricordata di quando rapì per Zeus innamorato il giovane Ganimede. Forse arrivo al momento giusto. Aiutandoti, onorerò la potenza di amore! Si sollevò e, roteando davanti a lei, disse: sei proprio un'ingenua se credi di poter rubare anche solo una goccia di quell'acqua sacra e tremenda. Non sai che appartiene alla palude dello Stige, sulla quale solo giurano gli dèi? Dammi quell'urna! Afferrò l'urna e salì in alto, fino a sparire nel cielo. E poi, all'improvviso, giù impicchiata e volando tra le mascelle dei draghi, fulminea attinse l'acqua. Dall'alto vedo ciò che altrimenti resta ignoto. Sono riuscita perché ho detto loro che venivo per ordine di Afrodite. E se fu una bugia, quei draghi, chiudendo per un momento gli occhi, mi lasciarono fare! Psiche afferrò con gioia l'ampolla che racchiudeva quella forza illimitata. Ma Afrodite la guarda negli occhi, senza mai sbattere le palpebre. Avevo che sei proprio una grande maga per essere riuscita anche in questa impresa. E allora, pupilla degli occhi miei, prendi questo vasetto e con esso scendi giù nella dimora funebre di Hades e a Persefone, regina dei morti, di Afrodite mi manda a chiederti un po' della tua crema di bellezza, perché lei, prodigandosi nelle cure del figliuolo ammalato, l'ha tutta consumata. E torna presto. Debbo spalmarmela all'assemblea degli dèi. La maschera è stata gettata. Ora Psiche sa che è veramente finita. Al colmo della crudeltà, la dea vuole che scenda giù nel regno dei morti con i suoi propri piedi. E allora, senza esitare, sale sulla cima di una torre, decisa a raggiungere gli inferi dalla via più rapida. Ma mentre si sta sporgendo nel vuoto, la torre ruppe il suo silenzio. Gettarti di sotto? Ah, ancora una volta, Psiche, ti abbatti anzitempo. È proprio di fronte alla tua ultima fatica
Con l'anima separata dal corpo scenderai sì nel profondo, ma non potrai farvi ritorno. Ascoltami dunque, che in quest'ultima impresa sarai sola. Sul promontorio del Capotenaro s'apre terrifico un budello che scende giù nel regno dei morti. Viticalerai, nella bocca avrai due monetine, nelle mani stringerai due focacce imbevute di miele e vino. Sulla strada incontrerai un asino carico di legna e un asinaio entrambi zoppi. L'asinaio ti chiederà la cortesia di raccogliere qualche fascina caduta dalla soma. Passa oltre senza parlare, non è tempo per te di cortesie. Giungerai sul fiume, lì troverai Caronte con la sua barca intento a traghettare i morti all'altra riva. Questo sordido avido vecchio vuole la tua monetina, ma bada che sia egli stesso con la sua mano a prenderla dalla tua bocca. Salirai sulla sua barca e solcando la pigra corrente un vecchio morto ti supplicherà con le braccia già putrefatte di trarlo sulla barca. Non lasciarti impietosire, la pietà laggiù è inutile. Scenderai sulla riva e lì troverai le parche intente a tessere le loro tele. Ti chiederanno di aiutarle, ma è ovvio, non ti è permesso toccare la loro opera. Sono tutti tranelli di Afrodite affinché dalle mani ti cadano le focacce. E credimi, se ne perdessi anche solo una, non rivedresti mai più la luce del giorno. A guardia infatti del vuoto regno dei morti v'è Cerbero, l'orrendo cane a tre teste, i cui latrati come tuoni terrorizzano i morti. Gettagli la focaccia, diventerà mansueto. E finalmente ti inoltrerai nel regno dei morti. Persefone, regina, ti accoglierà con gentilezza ed eleganza, ti offrirà di sederti comodamente, ti darà una lauta colazione, ma tu siediti in terra. Accontentati di un pezzo di pane scadente, falle la tua richiesta e prenditi ciò che ti darà. Poi, al ritorno, getterai la seconda focaccia al cane, darai la seconda monetina al nocchiero e con il vasetto salirai su per il budello infernale fino a rivedere il cielo con il corteo delle sue stelle. Ma ad una cosa devi fare soprattutto attenzione: non aprire il vasetto, non concederti alcuna curiosità per il tesoro di divina bellezza che vi è nascosto. Così parlò la torre. Psiche scende nel Capotenaro, nella bocca ha le monetine, nelle mani le due focacce. Ah, ah, raccoglici ti prego questi ramoscelli che ci sono caduti. Passa oltre senza parlare. Ecco Caronte, la mano scheletrica del vecchio gli cerca la monetina nella bocca, sale sulla barca, non si cura del vecchio che la supplica, scende sulla riva, ecco le parche intente a tessere i destini umani. Vieni qui, carina, aiutaci un po' con il fuso. No! Si volta! Ecco Cerbero, gli tira la focaccia. Si addormenta. Entra nel regno dei morti. Vieni, cara, siediti. Soffice era la poltrona. Ricco il pasto che le offriva, ma Psiche si lascia cadere in terra. Si accontenta del pane scadente e fa la sua richiesta. Con ambiguo sorriso, Persefone riempie il vasetto. Lo prende. La seconda focaccia. La seconda monetina. E con il vasetto sale, sale su, su, per il budello. Su, su. Fino a respirare di nuovo l'aria dolce di quassù. Fatto di adorazione, ma ha fretta di portare a termine il compito. L'ultimo aveva detto la tor, ma una irrefrenabile curiosità l'afferra. La crema sarebbe proprio una shock a portare quel tesoro di divina bellezza senza stenderselo neanche un pochino sulla pelle. E se incontrasse il suo amore, abituato a quelle idee stupende, lei, dopo tutte quelle traversie infernali, come gli apparirebbe? E si disse che a nulla sarebbero valse tutte quelle prove,
tutta quella sofferenza, se poi non fosse più piaciuta al suo amore. E rischiando tutto. Apre il vasetto. Dentro. Niente. Di divina bellezza neppure l'ombra. Solo una nube. Nera, carica di fuligine, gravida di sonno, si libra nell'aria, le avvolge le membra, gliele scioglie, e Psiche cade in terra, giace lì, sulla strada. Tutta nera, rigida come un cadavere. Tutto è perduto. Ma proprio in quel momento, Eros, cui finalmente si era rimarginata la ferita, era riuscito a evadere da una finestrella in alto e ora sorvolava la zona in cerca di lei. La vede? Con il vasetto in mano. No! Grida! Non farlo! Troppo tardi. Lei si è già accasciata quando lui le atterra al fianco. Psiche mia! Ma non ne indovini una! Come sei carina, però. Tutta nera. Sei la più bella etiope che si sia mai vista. Ma dove ti condurrà tutta questa curiosità delle cose divine? E con slancio la strinse a sé con una tenerezza che prima non conosceva. Ma intanto Psiche, come Euridice, stava sprofondando all'indietro, risucchiata dalla morte da cui era appena uscita, quando, come il bambino nell'incoscienza del sonno, s'aggrappa all'abbraccio materno, così lei s'aggrappò a quella tenera presa. E come chi sta per annegare riaffiora l'aria che lo salva, così lei, proprio grazie a quell'abbraccio, si strappò alle tenebre e aprì gli occhi. E lo vide. Per la prima volta lo vide che la guardava. Lui l'aveva già guardata quando se n'era innamorato, ma lei non se n'era accorta. E poi lei, ricordate, con la lampada l'aveva visto, ma lui dormiva. E poi, quando la goccia di luce l'aveva bruciato, s'erano sì guardati negli occhi, ma solo per un istante e con sgomento. Ma ora finalmente si guardavano e si vedevano e si perdevano, ciascuno negli occhi dell'altra, e si baciarono
a lungo. Ma fu solo grazie a quello sguardo d'amore che Eros, con voce per la prima volta compiutamente virile, disse: «Hai sofferto abbastanza, Psiche, per entrambi. Ora tocca a te, ora tocca a me. Prendi il vasetto di Persefone, la crema di bellezza per Afrodite, mia madre l'aspetta». In quel momento mai si sarebbero voluti separare, ma compresero che dovevano e con un sospiro profondo si sciolsero da quell'abbraccio perfetto. Eros, rapido, penetrò nel punto più alto del cielo e atterrò nell'Olimpo, sulle ginocchia di Zeus, che sorpreso disse: «Oh, che c'è?» E lui, stropicciandogli la barba un po' come faceva quando era bambino, gli racconta il fatto. S'era innamorato di Psiche contro il volere di sua madre. Solo lui poteva aiutarlo. «Oh, signor figlio, che invece di rispettare questo cuore che regola le leggi degli astri, non fai che renderlo ridicolo con amori troppo terreni, per i quali sono costretto a trasformarmi in serpe, fiamma, bestia da gregge. Ma mi sei cresciuto tra le braccia e farò ciò che mi chiedi, ma solo perché sei tu e solo perché in cambio spero sempre nella meraviglia di qualche nuovo incontro». All'assemblea Zeus così parlò: «Dei tutti, vi ho qui riuniti per una grande notizia. Il nostro dio più giovane, Eros, è cresciuto e si è innamorato. E lo sapete tutti e sulla vostra pelle cosa questo ragazzaccio combina con la sua focosa intemperanza. Un amore duraturo potrà contenerlo un poco a vantaggio di tutti. E tu, Afrodite, non t'affliggere. La ragazza è bella, ha carattere e è un modo affinché la condizione fra i due sposi non sia più così impari. Lo troveremo». Afrodite lo ascoltava, impenetrabile. Fu Hermes salato a condurre Psiche sull'Olimpo per il suo banchetto nuziale. La ragazza, ancora frastornata dallo strano viaggio, si sedette accanto ad Eros nel posto d'onore. Lui la strinse a sé. Di fronte, sul loro triclinio, stavano Era, Zeus e in ordine tutti gli altri dei. Ganimede riempiva loro le coppe d'ambrosia, Efesto cuoceva il cibo, le ore danzavano, le muse cantavano, Apollo intonò la cetra e poi Dioniso, con gli occhi ebri, scuotendo il capo, percuoteva il tamburo, finché arrivò anche Pan con il suo flauto. Fu allora che Afrodite lentamente si alzò e al centro della scena cominciò a ruotare su se stessa. Ad ogni giro di danza, sul suo volto, come nuvole nel cielo, scorrevano i volti di tutti gli dèi e tutte le dee. E di colpo Psiche seppe che da quel vortice s'apriva radioso il cielo. Soffiavano i venti dal mare e, carichi di pianto, salivano i silenzi dagli inferi. Da quella danza prendeva forma ogni vita. La dea cominciò a ruotare velocissimamente su se stessa e, con gli occhi che le ridevano, s'avvicinò alla ragazza. Sul suo corpo correvano una miriade di piccoli insetti neri. La dea mosse la bocca: «Soccorrete l'innamorata di Eros!» E poi, danzando, fluttuò, divenne la canna palustre, aprì le ali
Era l'aquila reale! E poi rallentò, torre sulla collina, fermandosi davanti a lei. Per un istante prese le sembianze delle sue due sorelle e con le lacrime agli occhi Psiche mormorò: anche la vostra invidia, sorelle, debbo ringraziare se ora sono qui. La dea riprese la sua sembianza e le sussurrò: la crema di bellezza, Psiche, ma come non aprirla? Ah, io l'avrei fatto. E le sorrise con complicità, dolcezza. La ragazza fu scossa da un improvviso tremore e in un istante ogni tribolazione, ogni angoscia scivolò via da lei, e solo con il suo desiderio d'amore intatto, la sua mitezza, il fervore di fronte al mistero che l'avevano condotta fin lì, entrò in un porto di quiete dove un lampo di beatitudine la inondò. Precipitò nelle tenebre più nere e lì, nel cuore dell'oscurità, solo Afrodite, come una fiamma silenziosa, danzava, e fu come se improvvisamente un velo cadesse dagli occhi di Psiche e la vide nel volto della dea. E mentre sentiva Eros accanto a sé, dentro di sé, la dea le offriva la coppa d'ambrosia: prendi, Psiche, e sii immortale. Mai Eros ricuserà il vincolo che vi tiene uniti. Siete sposi per l'eternità. Prendi, perché grazie a te da oggi gli dèi rilucono una bellezza nuova, più vulnerabile e sensibile. Da oggi l'Olimpo ti somiglia. E fu così che Psiche seppe d'essere una dea. Forse lo era sempre stata. In quell'istante la creatura che aveva nel ventre esultò. Al termine giusto nacque una bambina, fu chiamata Voluttà, che in latino significa gusto di esistere, gioia profonda di vivere tutto.